Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Allora, ragazzi, sì, sono uscito di testa. Ci sono schioppato di testa, va bene, ragazzi, lo so, non mi dite niente, lo so, lo avete già letto dal titolo, ma voglio fare una reaction al collegio, ragazzi. Sinceramente, è una cosa che a me mi diverte ogni anno, io mi guardo. Quindi, perché non portare una reaction? Sì, l'ho fatto, però per continuare questo video, ragazzi, devi mettere mi piace per forza, perché sennò non farò altre reaction di questo tipo. Quindi, mettete mi piace, attivate la campanellina, così possiamo partire con questa reaction di questa nuova serie di quest'anno, ragazzi. Allora, possiamo iniziare e partiamo con il collegio 2022. Sono Gabriel Rennis e vengo da Ostia Roma. Allora, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Abbiamo già il romanaccio ce l'abbiamo, bello, un bel romanaccio presente. Sono Zelda Nobili. Mi chiamo Lapo Ciancio, vengo. No, raga, cos'è questa? Chi è questa? Come si chiama? Voglio rivederla, la voglio rivedere. Zelda Nobili. Zelda roba, raga, ma da dove è uscita questa qua? Dal 1984? Ma che cazzo è? Dal 1975? Da dove è uscita? Possiamo continuare col prossimo, andiamo a Mi chiamo vedere. Lapo Ciancio, vengo da Colonia che è in. Ciancio, raga, questo qua è il fratello di Mister. Questo è il fratello di Mister Rain, cioè è uguale, raga. Germania. Mi chiamo Giorgia Gozzo. Giorgia Cozza, raga, Giorgia Cozza. Mi chiamo Sabrina Bazia. Io sono Serena. No. Allora, qua c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. O sono io che sono strippato o sono uguali, tanto uguali, ragazzi, ma veramente tanto? Ma sul serio. Allora, continuiamo. Reginelli, Letizia Reginelli. Siamo di Piobbico, un paesino delle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. Però sono di Canzinelli, provincia delle Marche. Devono essere due con la puzzetta sotto al naso queste. Non so per quale motivo, ma ne sono convinto. Chi cantava nel blu dipinto di blu? Raga, partiamo. Pascoli. Chi, scusa? Chi cazzo lo cantava di blu dipinto? Pascoli? Totò Cutugno. Non ho capito. Totò Cotugno? Io non ho parole, raga. Non ho parole. Ma dove cazzo, povera Italia? Modugno, mi pare si chiamasse. Modugno. 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 Bravi. Gianni Celeste. Ma se mi stasera. Ma Dio, andiamo avanti. Lo so, lo so, lo so, Lo so, lo veramente so, lo lo so. so, lo so, lo Già, so, lo quindi so, c'ha lo una so. fidanzata lui che anche canta. Sì. Montalbano. Mo. No, raga, no, io me ne vado. No, io me ne vado. Veramente. Porca puttana, dai, ma stiamo scherzando? Ma siamo seri? Andiamo avanti, va. La so. Ah, Saltato un pezzo. Oh. Vabbè, volare. E poi non so più. Cantare. Ma come cazzo cantate? Oh. Dio, che nervi questa. Felice di stare lassù. Questo qua, minchia, è gasato, regà. C'ha il muscoletto. Questo è gasato. Questo vince, vedrete. Oh, ehi. Allora, cos'è lo Sputnik? Eh? Ma che è una malattia? Lo sputo. No, è una salute quella. Lo sputo. No, 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 Serena, ma dai, anche a tu. No, anche È il a primo tu! aggeggio che è Anche andato a nello tu! spazio. Oh, È un satellite, è russo. Forse è il show! primo satellite ad andare Ragazzi, datemi un. Mi taglio le vele, vi prego. Allora, se dico Chiodo, chiodo di dopo il tempo pelle, di Ba, di cosa sto lei vive. parlando? Una Raga, non lo mattina. so neanche io. È la giacca di pelle? La Giacchettino giacchettina. Raga, voglio Versi. sparire perché è la giacca di pelle veramente. In pelle, poi ci può essere Sta, in allora, però quella pelle. di destra, raga, è carina, devo essere sincero. Allora, chi sono i paparazzi?
degli stronzi. È la gente di creare gossip. Cercano i rumori di favente, viste, foto. Ragazzi, uccidetemi, non la sopporto questa. Ve lo aiuto. I scugnizzi. I scugnizzi, no. No, hai perso tutti i punti. Tutti li hai persi. Ditemi se non è vero, l'ha persi tutti. Baguette. Allora, baguette. Scrivi la lavagna la parola baguette. Baguette. Non saprei forse se l'avevo scritto giusto io, raga. Vabbè, l'italiano mio fa peggio di quello, quindi è meglio che sto zitto. Bravo, Mr. Rain. Bravo, Mr. Rain. La baguette è francese. No, la baguette è rumena, non lo sapevi? Asrai, zezabbi. Scrivi la lavagna la baguette. Minchia, raga, questa qua mi ispira alla violenza. Baguette. Soddisfatto. Vabbè, io scrivo meglio, forse. Non lo so perché. Cioè, i francesi la mettono tutta la scelta. Hai dato in giro con la borsetta. Che cazzo è? Vabbè, passiamo, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa ci dicono. Vediamo invece qua cosa ci aspetta. Sono Priscilla Savoldelli, vengo da Gandino in provincia di Bergamo. Sono Priscilla Savoldelli, mi devo vedere come ci chiamano. Sono Giuseppe Michelin. Mi chiamo Anna Pitirollo. Uewe. Gabriele. Mi chiamo, è tutto l'asca, sei. Sono Giulia, ho 14 anni e vengo da Firenze. Allora, quali regioni non hanno sbocchi sul mare? Io non lo so. Umbria, giusto, Roma. Lombardia, Trentino, Valle d'Aosta, India. Piemonte. Brava. Molise. Umbria, Trentino, Alto Adige. Valle. Vabbè, comunque, ora raga, si stava per scherzare, eh. È normale che tutte le regioni che stanno sulla costa hanno sbocchi sul mare, quello è proprio scontato. Lombardia. Piemonte, Firenze. E ce la facciamo? E basta. Basta, deciso così. Milano. Milano è l'unica che ha il centro del cazzo. Milano. Cosa sono le nozze d'oro? Le nozze d'oro. Le nozze d'oro sono tipo le nozze fatte come si deve. Cioè, d'oro vuol dire che spendi tanti soldi. Ah! Un bagno molto. Chine Burdeglia. Che stanno facendo? Le nozze d'oro si festeggiano dopo 50 anni di matrimonio. Brava, yeah! Le nozze di matrimonio fatte in un modo più... Non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. Pregiato. Allora, quando fai un tot di anni, però no. Cioè, tipo quando sei un tot di anni sposato, però non mi ricordo okay, quanti anni. Ok, ok, brava, 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 brava. Cos'è il cerume? Potevamo anche farne a meno di sta cazzo di domanda. Il cerume è quella roba che ti mette in orecchio. Quella roba che ti mette in orecchio. È lo sporco che si deposita all'interno dell'orecchio. E lei è stata un po' più fine. È nell'orecchio. Non mi ricordo a cosa serve, però sta nell'orecchio. Tutto lo sporco che si ritiene dentro si l'orecchio. Si ritiene da solo, sta così, ragazzi. Tiene da solo. Il cerume è quello che sta all'interno delle orecchie e dei capelli. Che dei capelli! Puzza. Non ci credo. Allora, io. La metafora è quando io comparto. Raga, lo sapete tutti, dai. La metafora la sapete tutti. Sono due elementi, però la qualità che hanno in comune. Tipo, Anna è una volpe. Io sono bello come il più bello del mondo. Vai. Ma ricordo. Io me ne fotto a me. Non andiamo molto. Però è simpatica, raga, eh. Molto bene con la scuola. Non andiamo molto bene con la scuola, ma non so perché, ma me l'avevo capito pure io, vai tranquillo. Non so, Marco è una volpe, per dire Marco è furbo. Minchia, raga, quella però. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, per favore. Cos'è il leone d'oro? Di colore oro che è situato in una città molto importante italiana, Cremona. È un cartone. Sì, leone, cane, tifone, babbo. Per dei film, mi sembra, che viene dato a Venezia. Non si può passare innanzi. Niente, tu vai, vai, vai. Per me. Cos'è la cultura? Cos'è la cultura? Una conoscenza che si ha, cioè si può avere diversi ambiti di cultura. Tutto ciò che io so. Quello mi sta sul cazzo, raga. Non deve entrare. Praticamente sapere varie cose. La cultura è necessaria. La cultura è... Già muoio.
quella già ride. Quella che non ho. No, piccina però, minchia. C'ha ragione. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questa reaction vi sia piaciuta, raga. Mettete un like, scrivete un commento se volete che ne porto altri, ragazzi. Se vi fa ridere, se vi fa sballare la situazione, a me di brutto. Bella, raga, alla prossima. Shbadabam.